poi quando si sono fatti vai verso di loro, vai. Vai. Apro. Ma che è il tuo? Anche l'altro? Sì. È il tuo? Poi di fracco. Sì, perché lo so anch'io. Perché sì. Vuoi essere il primo piano anche tu? Cioè, no, è il tuo. Bene, bene. Però perché chi la adopra abbia giudizio e serva. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Benedetta, ricordo del nostro battesimo e la nostra adesione a Cristo, pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Amen. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Siamo al volo. La bottina di sirene si poteva là. Allora. Fratelli e sorelle carissimi, volete rendere operosa la vostra fede con l'impegno accresciuto di una carità sempre più viva? Non voglio. Volete tendere con più generosità e fermezza al perfetto amore verso Dio e verso il prossimo, seguendo più fedelmente il Vangelo e osservando lo statuto di questa confraternita di misericordia? Non voglio. E con la partecipazione assidua e attiva alla vita della confraternita? Voglio. Benedici, Signore, queste vesti che stanno per essere consegnate e portate in onore e per la protezione della Vergine Santissima e dei Santi Valentino e Maria Maddalena. Concedi a coloro che le indosseranno. Ricevete la veste della misericordia, segno e impegno di un fratello e una sorella esemplari. Conservatela con cura e portatela con fierezza.
emulazione, rendano più sereni e più buoni quanti hanno bisogno del loro aiuto e conforto, e con evangeliche opere di bene siano testimoni e ministri del servizio di amore della tua Chiesa nel mondo. Buongiorno, sono Massinelli Ivo, il presidente della Misericordia di Castine del Lago, nonché che al suo interno ha il gruppo di protezione civile, come hanno tutte le misericordie. In base al settore di protezione civile, sono oramai 2 anni che alcuni ragazzi e ragazze partecipano ai corsi di formazione promossi da Lanci Umbria, i quali questi corsi formano i nostri volontari per far modo di insegnare ai bambini delle scuole elementari le varie situazioni di pericolo e i vari comportamenti da tenersi in caso appunto di terremoti, eventi sismici e quant'altro. Il progetto si chiama appunto Alla Larga dai Pericoli, ed è promosso da Lanci, e noi a Castine del Lago, come gruppo di protezione civile della Misericordia, abbiamo raccolto immediatamente questo invito, e con grande soddisfazione dico che continua ad andare avanti come quest'anno questo progetto di informazione sulle scuole. E poi le scuole elementari, dove i bambini più piccoli sono molto entusiasti di questa giornata dedicata a loro, che ogni anno si ripete, e riportano le nozioni, come mi viene spesso detto, anche alle famiglie. Questo è il nostro intento, cioè prima formare, poi informare la cittadinanza, partendo dai più piccoli su quelle che sono le varie problematiche della protezione civile in genere. Grazie.